benvenuti al Maracanà. Siamo qui con il Bayern Monaco, il presidente, il capitano, che quando scendono in campo non scendono mai a casa, scendono sempre portando a casa i tre punti. Nonostante hanno perso due partite a tavolino, questo Bayern adesso punta di diritto alla Champions League. Il playoff è quasi vicino, addirittura ci vogliono arrivare senza playoff, sarà un po' più difficile. Non possono quasi matematicamente. Ci sono squadre troppo ostiche, 25 punti il tipo Atletico Madrid e Roma, però questo Bayern quando è completo fa davvero paura, presidente. Beh, ragazzi sono motivati, hanno carica, soprattutto vogliono arrivare a questo traguardo con il nostro capitano mister Freccione, Francesco Iovino. Oggi ha dimostrato le sue qualità di essere veramente un capitano, di saper giocare soprattutto a calcio, è un ottimo motivatore. Complimenti Francesco Iovino. Come al solito la scandalo Francesco, la marca non è d'accordo. Comunque io sono stato il migliore in campo stasera. E che sta di caduta questa sera? È vero. Dopo Marrakesh il distributore del Bayern è lui. Complimenti comunque a tutti i ragazzi che credono in questo Bayern, nel divertimento e soprattutto alla qualificazione per la Champions. Allora, intanto diciamo che il Michele Armelio sta bene, dopo l'intervista che ha messo Francesco Iovino sul trofeo Jack, ci hanno chiesto che fine ha fatto Michele Armelio, se è stato picchiato da Marrakesh, non è stato picchiato tutto. Vivo. Comunque dicevamo, migliore in campo ancora una volta, Francesco Iovino, che come non mai al trofeo Jack ci sta mettendo la faccia, ci sta mettendo tanto altro, se la faccia, pure ha portato questo. Tanto talento, nonostante molto impegnato. Ancora in rete. Viene sempre qui sul campo, fa sempre la sua figura. Infatti non a caso migliore in campo. Ma come mai quest'anno sei così impegnato con questo Bayern Monaco? Io ringrazio il presidente per i complimenti. Sono impegnato proprio per Piazzulla, perché voglio onorarlo fino alla fine. Portiamo questo campionato a termine nel migliore dei modi. L'ho detto la scorsa volta, 3 partite, 3 vittorie, cercherò fino alla fine di onorare questo torneo. Oggi mi è andata bene. Ho preso la palma di migliore in campo, ho fatto anche un gol stasera. Ringrazio l'organizzazione che si sta un po' comportando bene. Da un paio di settimane a questa parte sta facendo sempre quello che è da regolamento, non sta facendo né più di meno. Ma forse, guarda, le sghidate fanno bene ogni tanto. Noi abbiamo fatto nient'altro, a partire dalle 22:30. Di la vedo, quando alzo la voce ti preoccupi un pochino. Sempre a tavolino la pezza. Se la voce la eccolo, è venuto la marca, però io, guarda, stasera devo dire la verità, la palma di migliore in campo la voglio dare a lui, perché lui incita nel migliore dei modi, è un grande urlatore. Vai Francesco. 2 gol, un assist. Non mi ricordo, quando è finita la partita? 7-5. Quanti gol ho fatto? 2. Quindi sei tu il migliore. Ho la fatto differenza. Vincere la partita? Francesco, la matematica è un'opinione. Vogliamo salutare Marrakesh in questo momento. Per problemi familiari non c'è, purtroppo non è potuto scendere da casa. Ci stringiamo attorno a Marrakesh e la sua tutanina, perché la porta nell'oculo con lui. Champions League, chi vorrebbe incontrare, chi vorrebbe battere soprattutto? Io voglio incontrare soprattutto l'Everton, battere già l'ho battuti, perché gliel'ho detto già l'altra volta, per me noi dobbiamo solo incontrare, poi in campo vediamo se con il pallone o senza vincono. We'll be right back.
Stasera siamo qui al Maracanã, appena terminata l'ultima partita della 15ª giornata del trofeo Jack 2014-2015. Siamo qui con il migliore in campo di Barcellona Fenerbahce, Vestale al ritorno in campo, subito migliore dei suoi, con tre reti ha portato il Barcellona di Duraccio alla conquista di questi altri tre punti. Sì, sono molto felice per la prestazione, ringrazio i ragazzi che mi hanno aspettato e sì, davvero una bella partita, complimenti alla squadra, grande vittoria. Questa squadra, nonostante qualche problema nelle ultime partite, comunque quando gioca fa sempre il suo compito, vince sempre, punta alla Champions oppure all'Europa League come presidente del Barcellona. Noi puntiamo sempre al massimo, quindi all'Europa League. L'Europa League per la giocheremo, cercheremo di vincere l'Europa League. Sì, sì, ovviamente. Il presidente sta preparando l'ultimo colpo di mercato, quindi cerchiamo la vittoria. Il rientro recuperato completamente dall'infortunio? Sì, la prossima partita sarò ancora più in forma. Vabbè, ringraziamo Vestale, migliore in campo di questa giornata. Ciao al presidente. La parola a Duraccio, grazie. Buonasera. Buonasera, siamo qui con il presidente Duraccio, buonasera. Sera, salve. Ancora una vittoria, questo Barcellona quando gioca fa sempre i tre punti. Sì, sì, i miei ragazzi mi danno sempre soddisfazione. Abbiamo visto una grande prova di Vestale al rientro dopo un mese. In effetti... Anche un'ottima prova del bomber, del numero 9 del Duraccio. Sì, 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 do sempre il mio apporto, anche se ormai non più come un tempo. Sono servito... Il gol mancava da un paio di mesi. Sì, sì, mancava da un po', ovviamente per colpa mia, sono servito sempre bene dai compagni, però purtroppo ultimamente la porta non si vede proprio. Sì, anche fermo da un infortunio, l'ha tenuto fuori per un paio di mesi. Sì, sì, ho avuto problemi alla schiena e quindi ho fatto mancare per un po' di tempo il mio apporto alla squadra. Speriamo d'ora in avanti di chiudere in bellezza il campionato e quello che arriverà o Champions Europa League noi lotteremo per vincere. Va bene, quindi martedì avremo giocherete contro il Bayern Monaco di Raffaele Guarente, Claudio Guarente, che lei conosce bene. Il Bayern Monaco comunque è una bella squadra, cercherete anche di vincere quella partita per poi puntare, come ha detto, alla Champions o all'Europa League, a quello che viene, insomma. Sì, 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 è superfluo dire che ogni volta che si gioca si punta alla vittoria. Conosco bene il Bayern Monaco, l'ho affrontato anche l'anno scorso con il Valencia, è una squadra di amici e quindi speriamo martedì che sia una bella gara, speriamo di esserci prima di tutto e speriamo di disputare una buona gara, ovviamente puntando alla vittoria. Un'ultima parola sul classico vinto da Valencia pochi giorni fa, lei l'anno scorso faceva parte della compagine, poi campione d'Europa, una parola su questa vittoria del Valencia in questa partita tanto sentita, lei l'ha forse anche giocata se non sbaglio. Sì, sì, l'ho giocata, le emozioni che si provano col classico ormai le conoscono tutti i partecipanti del torneo. Sappiamo che è una famiglia molto sentita, cioè che è una partita molto sentita dalla famiglia di Norfi e sicuramente in campo danno sempre battaglia. Va bene, ringraziamo il presidente Duraccio. Grazie. A voi. Per seguire la 14ª giornata del trofeo Czech, vi aspettiamo la settimana prossima.